vivere in un contesto in cui le amministrazioni sono attive, si aiutano reciprocamente, informano i cittadini rispetto ai rischi che hanno individuato sul loro territorio, è un processo che piano piano aumenta la loro sicurezza e, con un termine un po' più moderno, aumenta la resilienza del territorio, cioè la capacità di affrontare eventi calamitosi. Quindi invito tutti i cittadini dei comuni coinvolti nel progetto Comunicare per Proteggere di informarsi sul sito del progetto, il cui link è comunicareperproteggere.it. Troveranno informazioni importanti per la loro sicurezza, troveranno anche, se hanno voglia di farlo, un questionario che è importante compilare, perché li aiuta a capire qual è il loro livello di conoscenza dei rischi, e poi col tempo potranno imparare a comportarsi nelle diverse situazioni di rischio in cui possono trovarsi.